puoi omologare il tuo autocarro trasformandolo ad autocaravan? Ma sei nato in Italia? Benvenuto! Preparati al peggio, perché il nostro paese non prevede una sequenza di azioni logiche e sensate per arrivare all'omologazione. O meglio, la prevede, ma non è né logica né sensata. Di conseguenza, cosa succede? Si va in Austria, si va in Germania e si fa tutto ciò che vi racconterò oggi. Io mi focalizzo su due aspetti: costi e condizioni. Mi basta questo perché già apriamo un mondo. Breve parentesi prima di cominciare a tuffarci in questo fantastico universo dell'omologazione all'estero. Ringrazio tutti i nuovi iscritti, i vecchi iscritti, tutti quelli che scrivono, tutti quelli che mi incoraggiano in questa impresa, che non è quella di monetizzare da YouTube, bensì quella di portare questo mezzo, un Fiat 238 del 1980, in Islanda l'anno prossimo. Noi siamo già stati in Canada, sempre con questo mezzo, ormai 5 anni fa, ed è ora insomma di tornare on the road come si deve, seriamente. Con un progetto che ho chiamato Road to Iceland e di cui parlo in un video dedicato, non sto qui a menarvela, insomma, se vi interessa andatevelo a vedere. Grazie a tutti, grazie anche a chi ha partecipato al corso di camperizzazione, era il primo, ma credo sia andato molto bene, i feedback sono stati positivi, ce ne sarà un altro, attenzione, fra esattamente 2 settimane, quindi il 14 sabato e il 15 domenica maggio, dedicato alle batterie al litio, l'IFEPO 4, come si collegano, come si ricaricano, gli accessori compatibili, cosa non fare, vediamo come assemblare un impianto, un piccolo impianto da usare in camper, nella barca e anche a casa volendo. Io sto ricaricando un power bank chiamato Yeti da 1 kWh di capacità nominale dentro il furgone, dentro il camper, e me lo porto a casa e a casa faccio un piccolo off-grid, diciamo, faccio funzionare la macchina al caffè, la macchina per fare il latte vegetale, la pentola elettrica, alimento il computer, quindi sono arrivato a questo grazie alle mie conoscenze e competenze in tema di batteria al litio. Chiusa parentesi, omologazione quindi. Siete qui per questo ed è giusto che ne parliamo. Questo foglio che ho in mano specifica quindi che cosa? Le condizioni, i requisiti minimi per usufruire di questo servizio e portare a buon fine la richiesta, perché potrebbe anche essere bocciata dai tecnici poi che controllano il vostro mezzo in Austria o in Germania, e i costi divisi nelle varie voci. Vedrete la scansione di questo foglio passare in sovraimpressione mano a mano che io dall'alto al basso vado a illustrarvi i contenuti di questo preventivo. È la stessa cosa che ho fatto con il kit retrofit, credo 2 mesi fa. Nel video del kit retrofit trovate voce per voce tutti i costi e io dico la mia sull'argomento. Ecco, farò lo stesso perché poi la scelta spetta a voi di cosa fare e cosa non fare. Io vi spiego questa strada, ma ce ne sono altre non equivalenti, ma altrettanto valide e le vedremo alla fine del video. Premessa, ringraziamo innanzitutto per averci contattato, siamo lieti di poterle offrire il nostro pacchetto camper, ormai è diventato proprio un pacchetto, evidentemente, il quale comprende l'omologazione per trasformare il suo mezzo M1 e N1 in autocaravan. Quindi attenzione, il nostro mezzo, come ad esempio il mio, può essere, anzi dovrebbe essere classificato come M1. O come N1, cambia, pare, il numero di posti a sedere massimo, se non ricordo male, ma non avere lo status di autocaravan, che è diverso. È diverso, eh? Non è che noi dobbiamo diventare N1 e siamo autocaravan, noi dobbiamo diventare N1 con una voce specifica autocaravan, che poi può diventare uso abitativo, che poi può diventare furgone allestito camper, furgone uso campeggio, furgone speciale con bla 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 bla, perché? Perché in Italia i primi camper all'epoca erano una cosa nuova, inedita, non sapevano bene come inquadrarli, davano queste definizioni che poi nel tempo, piano piano, sono state sostituite da autocaravan. Quindi, in passato è più probabile che troviate mezzi o avrete mezzi per le mani chiamati appunto furgone uso speciale, uso abitativo, uso campeggio, allestito, tetto, soffitto. Venendo ai nostri giorni è più probabile che ci sia la definizione autocaravan, molto più semplice e molto più diffusa. Ok? Attenzione, poi proseguo.
Per poter ottenere la nuova omologazione come camper si dovrà omologarlo e conseguentemente immatricolarlo in Austria o Germania come camper autocaravan e lì le sigle sono M1SA ed infine si potrà radiarlo e contestualmente rimatricolarlo in Italia. Noi, scrivono in questo foglio, seguiremo tutto il processo tecnico ed operativo sino al rilascio delle nuove targhe italiane. Sottolineato, nel preventivo e sottoscritto è prevista la visita tecnica presso un centro tecnico di Decra GTU, sito in Austria-Germania, a poche ore da Bolzano, quindi vicino casa, assieme a noi, oppure possiamo recarci noi per vostro conto. C'è anche il servizio chiavi in mano in cui manco ti sposti da casa, che bello. I costi quali sono? E poi passiamo ai requisiti minimi. I costi sono radiazione per esportazione all'estero, 200 sacchi. Omologazione camper, quindi trasformazione da N1 o auto M1 a camper, 1000 sacchi. Visita tecnica all'estero con test freni ed emissioni, perché ti fai anche una revisione già che ci sei, 250 sacchi. Immatricolazione temporanea estera 30 giorni, compreso assicurazione RCA, 500 sacchi anche qua. Scheda tecnica TUV, tradotta e vidimata dalla motorizzazione estera. E altri 300, assistenza locale estera sul posto e competenze della nostra agenzia, 250, rimatricolazione italiana, targhe, IPT, 1000 euro quasi, per un totale di 2500 euro, grosso modo. Non pochi, però tutto sommato, se ci pensate, un escamotage del genere può rendere possibile e realizzabile un sogno. Quindi non parliamo sempre con la mano sul portafoglio, parliamo anche ogni tanto con la mano sul cuore. Io ho un Peugeot Porter, mi viene da dire, che è un po' il mito di tanti neo giovani van lifer. Oppure ho un altro furgone, un Ducato autocarro. Ecco, potrei realizzare il mio sogno a fronte di questa cifra che nel complesso dei costi di un allestimento, vi assicuro, è l'equivalente di un impianto elettrico decente, direi, no? Tra pannelli solari, cavi, regolatori di carica, batterie, se mettiamo quelle al litio, hai voglia. Fosse solo una questione economica, uno dice anche, vabbè, però, insomma, li tiro fuori, lo faccio. In realtà poi c'è un paragrafo sotto, scritto molto bene in realtà, di requisiti minimi per l'ottenimento della omologazione estera come camper autocaravan, cioè loro vi dicono questo è il minimo sindacale, o come direbbe un mio collega di Roma, sindacabile, cioè fate almeno questo nel vostro allestimento, che potete farvi anche voi, sì, però attenzione, innanzitutto non deve essere installato alcun accessorio funzionante a gas, vai col gas free che io sostengo e promuovo da anni. Né tantomeno essere presenti tubazioni per il gas. Ecco, questo può essere non un requisito, ma un grosso ostacolo e problema per chi, ad esempio, come me, ha installato il GPL, perché loro non vogliono bombole di nessun tipo. Non è che vi dicono: ah, ma il vostro GPL è per trazione? Allora sì, dai, no, perché i tubi, sapete, del GPL potrebbero passare dappertutto e un tecnico che si trova un furgone con una bombola dentro non è che può smontarvelo per vedere se effettivamente il vostro impianto del GPL è collegato solo e esclusivamente al motore e non a un forno, un fornello e non ha un'uscita prevista, predisposta, cioè non è, quindi niente gas. Quindi se volete passare per questo iter, ricordatevi di controllare che il mezzo che state per acquistare o che avete acquistato non abbia una bombola del gas già installata. Se dovesse averla, la dovete rimuovere prima di fare tutto l'ambaradan. Come e in che modo vedete voi. Eventualmente consiglio di installare tali accessori con relative linee di alimentazione, scrive Marco, poi si chiama di omologare.it, solamente dopo l'avvenuta verifica tecnica all'estero, la supercazzola. Poi deve avere letto matrimoniale oppure due letti separati, un tavolino con posti a sedere, un fornello elettrico da fissare in modo inamovibile, cavolata. Lavello non necessario, serbatoi acqua non necessari, eventuali finestre esterne da realizzare solo con componenti marchiati E, e credo che sia inteso marchiati C, quindi Comunità Europea, mobilette ed armadietti, scaffalature varie, tutto montato in modo inamovibile. Finestre aggiuntive e doblò sul tetto non sono obbligatori, tetto rialzato a soffitto non è obbligatorio, bagno con servizi igienici non è obbligatorio, riscaldamento, boiler di impianto elettrico a norma non sono obbligatori, ma
Per il fatto di avere il fornello elettrico deve esserci una presa interna a norma, con interruttore salvavita a norma, con relativo attacco esterno per piazzola a norma. Nel nostro caso, ad esempio, un attacco esterno era previsto un tempo, io l'ho rimosso, l'ho tolto, esce il doccino nel mio caso. Tanto mi metto a ridere se mi controlla un poliziotto: ah, ma tu hai il doccino e non la presa elettrica da camper, eccetera. Però questi in Germania o Austria vogliono la presa esterna, quindi anche lì voi dovrete prevederla, comprare l'attacco, montarlo e poi eventualmente pensare a una rimozione se non vi attaccate più come facciamo noi la colonnina e come stanno iniziando a fare tanti altri. La paratia tra abitacolo e cellula può anche essere lasciata. La paratia che cos'è? Quella griglia di separazione che in Italia, ad esempio, vogliono tutti gli autocarri, quelli che hanno al massimo tre posti davanti, due o tre posti. Ecco, ci deve essere anche una griglia per tutelare il guidatore da eventuali brusche frenate o tamponamenti che potrebbero causare lo spostamento in avanti dei bagagli, di quello che si sta trasportando, delle attrezzature che si stanno trasportando, che si immagina siano attrezzature da lavoro. Ok? Poi che altro? Il numero di posti a sedere durante la guida deve essere uguale al numero dei posti indicati sul libretto, salvo che si utilizzi il kit della FASP allo scopo di installare ulteriori sedili con punti di ancoraggio e cinture di sicurezza omologati. Vabbè, non credo richieda tante altre spiegazioni, questo passaggio è abbastanza chiaro. Obbligatorio avere almeno due lati su tre della cellula abitativa finestrati. Due lati su tre, o due lati su tre, quindi o sinistro-destro, o posteriore-sinistro, o posteriore destro, devono avere le finestre, devono avere una finestra almeno. Può essere omologato camper qualunque mezzo M1N1 dal 1961 in poi. Anche qui attenzione, perché dal 1961 in poi vuol dire che se andate prima del 61 vi state prendendo una cosa epocale e per cui vi invidio tantissimo. Però insomma, c'è un requisito che se è stato immatricolato nel 65 mesi, questi qua in Germania dicono no. Tutto deve essere installato in modo inamovibile, pena la bocciatura estera. Poi vediamo l'alternativa dell'amovibile. Si raccomanda, prima di portare il mezzo all'estero, di far pesare il mezzo con pieno di carburante e portare ricevuta scritta e foto del mezzo sulla pesa. Tempo omologazione e targatura estera, questo fa ridere. Immediatamente lo stesso giorno della visita tecnica, che sei in Austria, in Germania. Tempo reimmatricolazione italiana circa 6-8 settimane da presentazione documenti a motorizzazione italiana. Cioè tu vai lì in motorizzazione italiana, poi c'è uno che parte col foglio, lo mette su una scrivania, sulla scrivania ci sta lì un paio di settimane così a prendere aria, poi passa un altro collega, va a prendersi il caffè, risponde al telefono. Vabbè. Non in tutte le motorizzazioni e non tutte le persone che lavorano in motorizzazione, però c'è poco personale a fronte di un sacco di lavoro, ecco, fondamentalmente. Quindi probabilmente in Germania investono in un servizio pubblico e questo servizio pubblico funziona. Rimaniamo a sua completa disposizione per ogni ulteriore informazione o chiarimento. Questa non è una pubblicità assolutamente omologare.it, non ho nessun rapporto con Marco Poliseno. Mi sono fatto fare all'epoca un preventivo, per quale motivo? Perché avevo il dubbio di poter montare dei cerchioni maggiorati e delle gomme maggiorate diverse da quelle che ho da libretto. Ero ancora in fase di queste valutazioni che si fanno di cambi, modifiche, esperimenti. E l'idea poi è stata accantonata, anche perché inutile. Ma ricordo di aver chiesto a omologare.it un preventivo per fare questa semplice modifica. Loro mi hanno detto: guarda, l'iter è lo stesso identico che ti abbiamo riportato in questo preventivo per trasformare il tuo mezzo ad autocaravan. Io gli dissi: guardate che il mio mezzo è già autocaravan perché mi avete mandato questo preventivo, e loro mi diedero questa risposta, cioè è la stessa cosa. Quindi sappiate che se anche dovete fare modifiche differenti, ad esempio volete montare un verricello davanti e qui non potreste farlo e perché non avete gli attacchi omologati, bla 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 bla, ecco, potete passare da omologare.it. Si può fare questo iter per il kit retrofit? Cari miei, questa è una bellissima domanda, una importantissima questione, perché il kit retrofit prevede la possibilità di rendere il vostro veicolo 100% elettrico, quindi full electric. Però come si fa l'omologazione? Si può fare in Italia, certo, sì, ha dei costi che nel pacchetto
chiavi in mano sono dai 15.000 euro a salire circa per avere una percorrenza dignitosa. Allora sto pensando anche con Maurizio di Vintage Cars, ma perché non farci noi l'installazione del kit retrofit e poi andare in Germania? In questo modo abbatteremmo del 50% il costo, cioè invece di pagare 15.000 tutto il lavoro, andremo a pagarlo sui 6, 7, 8.000 a seconda del kit su Alibaba, su AliExpress e non solo, vendono kit di qualunque genere, di qualunque capacità e li vendono anche alcuni produttori europei specializzati in questo, ne esistono già in Europa in diversi paesi. Dovremmo mettere la nostra manodopera. Allora sto pensando di iscrivermi a un corso per imparare a montare il kit retro, fino a già individuati un paio, mi sembrano entrambi validi. Ed è tutto sommato piuttosto semplice, secondo me, perché sono 4-5 componenti, non è che avete tanto di più: la batteria, la centralina, il motore, poche cose. Il più è la tensione. La tensione, gestire una tensione di 360, dire che se sbagli un contatto, ciocchi. E questo va evitato e il corso ti insegna proprio a prendere tutte le precauzioni del caso per evitare di essere folgorato, insomma. Tranquilla mamma, so che stai guardando anche tu i miei video. Non ti preoccupare. Ecco, quindi per l'immatricolazione a veicolo elettrico, autocaravan, macchina elettrica con un kit fai da te installato per conto proprio, portando il mezzo stesso in Austria e in Germania, poi rimatricolandolo in Italia. Mi ha risposto, ci hanno risposto perché Maurizio li ha contattati che sono ancora in alto mare. Questa è stata la definizione. Quindi ecco, scordatevi questa opzione per il momento. Però io sapete che sono un cane da segugio e su sti temi qua ci sto dietro, quindi troverò il sistema per farlo. Volevo darvi poi per chiudere questo video le due alternative. Una è quella che ha causato la mia espulsione dal mitico gruppo Furgoni Camperizzati. E la seconda è quella dell'allestimento removibile. Quindi, prima opzione, non volete andare in Germania, non volete passare per queste agenzie e tirare fuori i soldi? Trovatevi un mezzo che da libretto è già autocaravan e leggetevi magari l'articolo nel blog di inviaggioconermanno.it, cioè il mio blog, dove spiego bene che la dicitura autocaravan nasconde mondo anche quella di significati diversi, eh? E cosa fate dentro? Togliete via tutto l'allestimento originale e rifate quello che volete a vostro piacimento. Pericoloso? È rischioso? No, se lo fate come deve essere fatto e magari avete più competenze voi di un falegname, che so, di un allestitore, potete cavarvela benissimo. Ma vi fermano e vedono che l'allestimento dentro è diverso. Ma come fanno? È impossibile, è impossibile. A meno che voi non gli mostriate, o loro non vi chiedano di mostrarvi anche il manuale di com'era l'allestimento, di com'era fatto. Ma ragazzi, sono ipotesi veramente che non stanno né in cielo né in terra. Fidatevi, io sono 7 anni che ci giro con questo e i poliziotti non vi rompono le palle su questioni che sono materia solo di chiacchiere su internet, non mettono bocca e se dovessero farlo potete sempre fare ricorso, insomma ci sono altre strade se dovessero, come dire, abusare del proprio potere e del proprio ambito di controllo. L'altra soluzione, l'ultima, è realizzare un allestimento amovibile, si dice, cioè legare sostanzialmente, fissare i mobili con delle cinghie, e l'abbiamo fatto anche noi, ad esempio, nell'allestimento del Fiat Scudo della mia compagna. Fate un allestimento di questo tipo, potete tranquillamente viaggiare dove vi pare, tanto quanto. È la stessa identica cosa, non vedo proprio differenze di nessun genere. Noi siamo stati in quattro con questo Fiat Scudo, con questo mobile letto che diventava un letto matrimoniale. Tra l'altro, guardando io stesso dei video YouTube su questo tema, ce ne sono pochi ma ci sono, ho scoperto, come dice una ragazza, Wanderingo si chiama lei, una cosa del genere, ho scoperto che molti, spiegava, raccontava lei, hanno avuto esperienza di controlli da parte della municipale, della Polstrada, e carabinieri, eccetera, eccetera.
su furgoni allestiti interamente camper. E lei diceva che questi scrivono che i poliziotti sono stati piacevolmente sorpresi di vedere che razza di lavoro era stato fatto dentro. Capite a che livelli siamo? Quindi, per concludere e trovare un senso a tutto ciò, se volete essere in una botte di ferro, allora andate dritti da omologare.it, non solo camper.it, seguite tutta la trafila e pagate la gabella per farvi il nostro veicolo autocaravan da libretto, che magari così buttate dentro anche delle modifiche che qui sarebbero mal viste, i cerchioni maggiorati, il verricello, che so io. Se però siete da soli per il momento, siete due ragazzi giovani senza bimbi, volete farvi delle vacanze brevi ogni tanto, fatevi un allestimento amovibile, ok? Oppure, se volete essere tranquilli lo stesso, senza però andare in Germania, allora prendetevi un camper, già camper da libretto, cioè un autocaravan da libretto. Bella genialata, sì, lo so che è una bella genialata, e infatti lo è. L'articolo pubblicato e condiviso in furgoni camperizzati ha suscitato in pochi minuti un polverone, e sono stato cacciato via dagli amministratori, bannato dal gruppo, perché era una cosa ovvia. Sì, grazie ragazzi, vi saluto tutti e vi ricordo che io continuo a distanza di anni a ricevere email, richieste, WhatsApp, messaggi da gente che evidentemente, poveria, ne sa meno di noi. Ok, e di voi soprattutto, mi inchino al vostro sapere, che non capisce che margini ha di intervento sul proprio mezzo e non sa se può o non può rifare l'allestimento interno. Quindi basta dire cagate, per favore, dire che se il camper è allestito in un certo modo va mantenuto l'allestimento, non è vero. Non è vero, portate solo acqua al mulino di queste agenzie che secondo me un po', anzi senza forse un po', ci marciano, cioè hanno trovato l'uovo di Colombo, hanno trovato il sistema per fare soldini. Beati loro e nulla vieta, però ragazzi, cioè è surreale, è più surreale secondo me andare in Germania e in Austria e fare un affrontare un iter di questo genere con tutti i costi annessi e connessi, perché qui non è calcolato l'albergo, non è calcolato il carburante, non è calcolato il cibo che uno si mangia nei giorni che deve star via, le incognite, perché comunque non è una cosa sicura questa, è una cosa che rende tutto molto più semplice, fattibile, veloce e pratico, ma non hai nessuna garanzia, attenzione. E a fronte di invece un lavoro di allestimento che uno si fa in fai da te dentro un mezzo che è già autocaravan, ce ne sono. Mi mangio una fetta di colomba che adesso costano meno e va bene così, visto che la Pasqua è bella che è andata. E vi ricordo delle cose importanti. La prima, venerdì della prossima settimana, venerdì sera, farò uno speciale, una free class, chiamiamola così, sui pannelli solari flessibili, perché dovrebbero arrivarmi anche tre pannelli solari arrotolabili amorfi, che sono molto interessanti per produrre energia con la sola luce e non con l'irraggiamento diretto del sole. Quindi anche con cielo nuvolo, per dire, anche mentre piove, se non è completamente coperto e non è notte. La diretta la farò, credo, su Facebook e anche qui su YouTube, quindi segnatevelo da qualche parte, 9:30 sempre. Il giorno dopo sarò da Rino di Camper Service a Bastia Umbra per studiare insieme il passaggio dai 12 ai 24 volt. Anche in quell'occasione lì farò qualcosa su Instagram, una diretta probabilmente, e condividerò alcune foto della giornata, della mattinata da loro per definire questa questione della convenienza nel passare a 24 volt, che secondo me c'è. Ma i pareri online sono come sempre discordanti. Ultimo promemoria, poi chiudo, sto giro davvero, è quello che riguarda il corso invece di batteria al litio per realizzare un impianto in fai da te di batterie LiFePO4, che si terrà invece il 14 pomeriggio e in realtà 15 maggio, perché cominciamo il 15 mattina, ma chi vuole può arrivare prima, da Vintage Cars a Minerbio in provincia di Bologna. Ci sono già al momento 3-4 iscritti, quindi vi aspettiamo numerosi. Come sempre. Ciao!